Ancora una volta presa di mira la farmacia comunale di via Toscana a Campobasso. Un uomo a volto coperto ed armato ha sottratto l'incasso dandosi alla fuga dopo l'intervento di un carabiniere in borghese. Contributi a fondo perduto per le imprese interessate ai mercati esteri. Le domande per le piccole e medie realtà possono essere inoltrate da domani. Decine di sacchi di rifiuti sono stati rimossi dalla pineta di via Genova a Campobasso al lavoro ai volontari di Fare Verde in collaborazione con i migranti. Campobasso, Agnone ed Isernia in Serie D conquistano 7 dei 9 punti a disposizione in eccellenza regionale guida a punteggio pieno il Termoli. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Apriamo con la cronaca. Tutto è accaduto in pochi minuti nella serata di ieri, intorno alle 20, a pochi appunto minuti dalla chiusura. Un uomo incappucciato e armato di coltello è entrato nella farmacia comunale di via Toscana a Campobasso minacciando la dottoressa in servizio perché consegnasse il contenuto della cassa. Ha arraffato il contante, meno di 100 euro, è stato poi messo in fuga da un cliente, un carabiniere in borghese che ha tentato di fermarlo. Dalle prime dichiarazioni si tratterebbe di un italiano la cui identificazione risulta più complicata per l'assenza di telecamere di videosorveglianza nella farmacia che già in passato è stata presa di mira dai ladri. E ancora un furto nella notte tra sabato e domenica scorsi al centro di salute mentale di Campobasso. Seppur i ladri, forzando la macchinetta per le bevande d'alimenti, hanno portato via monete per un importo di circa 16 euro, i locali di via San Lorenzo sono ormai oggetto di un vero e proprio saccheggio ripetuto. Si tratta infatti del quinto episodio in pochi mesi. Sgomento tra i dipendenti e tra gli utenti del centro che non si spiegano come un luogo pieno di dati sensibili possa essere violato puntualmente con tanta facilità. Il Molise subisce un altro schiaffo dalle istituzioni. Il Frecciarossa attraversa il litorale termolese ma si ferma prima a Pescara. Il treno più veloce d'Italia esclude dalla dorsale adriatica il territorio molisano. L'alta velocità ha lasciato a piedi il Molise, il Frecciarossa nel viaggio inaugurale ha salutato Termoli ma ha fatto tappa a Pescara. Le ferrovie dello Stato dimenticano colpevolmente il territorio molisano, unica realtà della penisola scavalcata dal treno più veloce del paese. Deluse le richieste dei passeggeri anche dal Basso Abruzzo e provenienti dalla provincia di Foggia, che nella stazione di Termoli avrebbero avuto un approdo sicuro e rapido per gli spostamenti verso il corridoio adriatico. Possibile, si chiede il guerriero Sannita, che il governatore Paolo Frattura non sia stato capace di strappare un accordo con i vertici delle ferrovie dello Stato per una fermata anche alla stazione di Termoli e risolvere una volta per tutte il raddoppio della linea tra Lesina e il Molise. Com'è possibile poi parlare di macro regione adriatica se questo lembo di terra continua a restare indietro rispetto a Marche e Abruzzo? Domande alle quali cittadini e utenti chiedono risposte. Intanto il Molise resta a guardare, unica regione dalla Puglia fino al Friuli, esclusa dal Frecciarossa. Storia millenaria e tradizioni dimenticate dalla classe politica che conta e da Trenitalia. La speranza è che, dopo l'ennesimo schiaffo ricevuto, la delegazione parlamentare si faccia sentire nella capitale per incentivare la mobilità, il turismo e i rapporti commerciali. E chiamati dal forum trasporto pubblico locale sono stati 821 i cittadini che lo scorso venerdì hanno sottoscritto la petizione per il diritto costituzionale alla mobilità. Resta ferma l'intenzione di opporsi alle logiche del gruppo Ferrovie dello Stato che deve tener conto delle esigenze dei territori. La fermata a Termoli del Frecciarossa è necessaria, essendo il Molise l'unico territorio omogeneo escluso dal percorso del treno. Il forum attende ora l'imminente risposta all'interpellanza presentata dal senatore Ruta. I sindacati unitari hanno definito una piattaforma rivendicativa per costruire nel mondo della scuola percorsi alternativi alla valorizzazione del corpo insegnanti, personale amministrativo e dirigenti. Le linee guida e le nuove modalità della mobilitazione alla buona scuola del governo Renzi saranno presentate nel pomeriggio in via Mosca a Campobasso. Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, informa dell'inizio dei lavori di riqualificazione dell'edificio delle scuole elementari di Piazza della Libertà per un'iniziativa
importo complessivo di 290.000 euro e della conclusione delle opere di ristrutturazione e manutenzione dell'edificio della scuola materna di via Palermo. Contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese che intendono rivolgere le proprie attenzioni ai mercati esteri. Le domande possono essere inoltrate a partire da domani al Ministero dello Sviluppo Economico. Sentiamo. Quali tipologie di aziende hanno concrete possibilità di avere successo sui mercati internazionali? Noi sappiamo per esempio che nel settore alimentare ce la caviamo bene. Assolutamente, io credo che la possibilità che sia stata offerta, a queste aziende di avere una prima finestra sui mercati oltre confine per almeno 6 mesi, così parla appunto il voucher per l'internazionalizzazione, dà la possibilità a chi magari crede di essere piccolo, ma in realtà ogni azienda è una realtà unica nel suo genere, quindi io credo che il settore agroalimentare sicuramente nella regione Molise ha un suo significato di rilievo, ma anche altre imprese non del settore agroalimentare, di altri settori, possono considerare la possibilità di verificare che cosa c'è oltre confine e poi eventualmente continuare in questa aggressione, in questo accesso e magari puntare non più all'accesso ma addirittura al consolidamento. Per saperne di più, cosa devono fare gli imprenditori? Dunque, gli imprenditori, chiaramente il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione tutta una serie di informative a cui possono accedere gli imprenditori e comunque la prima cosa che dovrebbero fare secondo questo nuovo strumento, devono rivolgersi a una società fornitrice di servizi istituita ad hoc presso il Ministero e quindi avendo stipulato il contratto con questa società fornitrice di servizi possono accedere alla piattaforma messa a disposizione sempre dal Ministero dello Sviluppo Economico e le domande potranno essere presentate in maniera telematica dal 22 settembre al 2 di ottobre. Anche l'amministrazione comunale di Montagano, guidata dal sindaco Giuseppe Antonio Mariano, ha aderito ai Borghi della Lettura, il network culturale che nasce dall'idea di Roberto Colella e Davide Vitiello e che mira a promuovere i piccoli borghi attraverso la valorizzazione delle biblioteche comunali, la riqualificazione dell'arredo urbano con le caratteristiche dei libri e la creazione di una rete consolidata con scrittori e personalità del mondo della cultura in generale. Dopo Casa Calenda, Baranello, Guardia Alfiera, Cerro al Volturno, Pizzone, Civita Campomarano, Larino, Montagano è l'ottavo comune molisano ad entrare nella rete che abbraccia ben 4 regioni, Molise, Abruzzo, Campania e Puglia. L'associazione Fare Verde ed un gruppo di migranti africani hanno bonificato la pinetina di via Genova a Campobasso da quintali di rifiuti. L'operazione ha portato a rimuovere anche il sottobosco da rovi e piante infestanti. Ancora una volta i volontari di Fare Verde con guanti, rastrelli e il sudore della fronte hanno ripulito una delle aree più degradate del capoluogo di regione. Lo hanno fatto nella pinetina di via Genova, a poche centinaia di metri dalla sede istituzionale della giunta regionale. Decine e decine i sacchi di rifiuti raccolti con il fattivo contributo dei migranti africani del centro di accoglienza all'Hotel Eden di Campobasso. Tra l'incuria generale, rovi e piante infestanti, molti gli alberi di cedri ed abeti già compromessi. Tra i rifiuti riportati a galla resti di lavori edili, una carcassa di motociclo, ruote di automobili e le immancabili siringhe. La pineta di via Genova rappresenta uno dei siti naturalistici più pregevoli della città di Campobasso. Abbiamo delle essenze arboree importanti, ci sono moltissimi cedri veramente che meritano maggiore cura e attenzione. Purtroppo è un sito abbandonato da sempre, in preda un po' agli incivili soprattutto che vi abbandonano ogni sorta di rifiuto. Abbiamo fatto un monitoraggio, abbiamo riscontrato veramente un sottobosco pieno di rifiuti veramente di ogni tipo. Pertanto, cercando di sensibilizzare anche la popolazione del quartiere, abbiamo organizzato questa manifestazione ecologica che ancora una volta vede la partecipazione dei migranti del centro di accoglienza che spesso prestano la loro opera di volontariato insieme ai cittadini di Campobasso, sperando di riportarla alla bellezza che merita e soprattutto sperando che da qui in avanti ci sia una maggiore cura ed attenzione da parte di chi ha il dovere di farlo.
Alla fine della giornata ecologica il sito, il verde pubblico e l'intero quartiere sono stati restituiti al decoro che meritano. Fare Verde chiama in causa adesso l'amministrazione comunale per abbattere diversi fusti di alberi secchi che costituiscono un pericolo per l'incolumità dei cittadini. Nella giornata mondiale dell'Alzheimer, la specifica associazione che si occupa dei pazienti affetti dalla grave ed invalidante patologia muove la comunicazione ai cittadini sulle attività del programma Alzheimer Molise, una prima importante realtà che da Campobasso si vuole estendere anche a Termoli ed Isernia ed è legata all'apertura del caffè di Enrichetta da Campobasso, incontrata a Colle dell'Urso numero 69 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. E in occasione della giornata mondiale Alzheimer istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Niro, dopo essere entrato nei dati drammatici della malattia, ha dichiarato che i prossimi anni vedranno l'evoluzione e purtroppo la crescita dei malati. Occorre per questo governare tale fenomeno appostando risorse adeguate e istituendo politiche globali e locali che aiutino le famiglie ed incoraggino le associazioni. E domenica prossima si chiude a Campobasso la mostra Controluce dedicata alle opere del maestro Antonio Pettinicchi, una iniziativa che è stata apprezzata dai tanti visitatori e che segna il riconoscimento ad un artista che con la sua pittura si è ritagliato un ruolo importante nel panorama dell'arte internazionale. Ha avuto un ottimo ritorno d'immagine la mostra Controluce dedicata alle opere del maestro Antonio Pettinicchi che tra pochi giorni, domenica 27 settembre, giunge a conclusione. È stata visitata da tante persone, soprattutto giovani, nonostante si sia svolta nel periodo estivo, quando le scuole sono chiuse e le scolaresche non hanno potuto usufruire dell'importante iniziativa culturale. Più che positivo, stiamo parlando di una mostra realizzata un anno dalla morte di Pettinicchi, sia un omaggio ma anche un momento di riflessione e di studio per fare il punto sulla sua arte. Questa mostra, che come l'abbiamo impostata io e l'altro curatore Pier Nicola Maria Di Orio, abbiamo un'immagine diversa, nuova di Pettinicchi, un catalogo che ci permette di studiare a fondo la sua arte con un ricco di apparati critici, bibliografia, un ricco apparato iconografico e poi abbiamo una selezione in mostra che ci permette di dare uno sguardo diverso alla sua arte. E, diciamo, Pettinicchi è stato certamente legato a un'arte impegnata, e lui è una persona legata politicamente, quindi negli anni 60, 70 fino agli anni 80 ha seguito diciamo, un po' la linea del filone di realismo di stampo sociale, poi arrivando però poi a una distorsione della figura ricca di spunti drammatici. Negli ultimi anni, parlo dagli ultimi vent'anni, gli ultimi due decenni, invece probabilmente anche a seguito del crollo delle ideologie, quindi del crollo del muro, quindi di tutti gli altri sviluppi politici, la sua pittura si è impostata maggiormente su un elemento di carattere trasfigurativo. Appunto l'idea del titolo Controluce sta a indicare proprio questo, il tentativo, la sua visione in controluce delle cose, la sua capacità di trasfigurare e di alterare gli oggetti e quindi di creare delle esplosioni di colore, di pittura, di forme che è assolutamente uniche. Interessante la novità che ha visto i due curatori, sempre disponibili ad accompagnare i visitatori per sollecitare i percorsi significativi delle scelte artistiche, sociali e politiche di un pittore, veramente semplice ma fondamentale nei suoi percorsi di riflessioni e concetti sulla quotidianità del mondo. E domani alle 18 a Campobasso al Circolo Sannitico di Piazza Pepe l'inaugurazione della mostra Le carte raccontano il costume di Campobasso dal 1500 al suo disuso. L'iniziativa patrocinata dalla provincia è stata voluta dall'Associazione Artistico-Culturale Talenti e Artisti Molisani in collaborazione con l'Associazione Arti e Tradizioni Fontana Vecchia. In esposizione documenti, costume, corredi e gioielli rari e antichi del capoluogo molisano.
Nell'alto medioevo la morgia di Pietravalle a Salcito ha avuto una funzione difensiva. Attorno all'area anche un piccolo monastero dedicato a San Lorenzo. Per l'architetto Franco Valente la storia del Molise nasce in quei luoghi. Ascoltiamolo in questa intervista. Architetto, diverse le formazioni rocciose nel Molise centrale, qui siamo a Salcito, una delle morge più imponenti di questo territorio, forse è più un patrimonio ancora sconosciuto. Patrimonio naturalistico importantissimo, sembra quasi che in un momento della storia siano precipitati questi enormi monumenti lapidei, però la morgia di Pietravalida, come il vero nome, poi è diventata la morgia dei briganti, così un'affermazione quasi romantica, la morgia di Pietravalida è importante perché qui nasce il Molise, proprio la storia del Molise nasce da questa roccia. I Pietravalida sono i feudatari che poi si trasferiscono a Gamba Tesa, vanno come Pietravalida, ma probabilmente uno di essi aveva un difetto fisico, fu soprannominato Gamba Tesa, e quel paese che si chiamava Vipera prese il nome di Gamba Tesa. Riccardo di Gamba Tesa poi cambia il nome e diventa il titolare poi del feudo, che sarà il feudo dei Monforte di Campobasso. Quindi Campobasso intanto esiste perché il seme è stato messo su questa roccia qua, ed è una roccia che oggi appare nuda perché in effetti era tutta contornata di edifici di legno, era vestita di edifici, per cui si saliva fino all'apice quasi entrando uscendo da queste case una sovrapposta all'altra. Poi nel tempo la sua funzione difensiva, Castrum Sancti Laurenzi, come è citato nelle cronache di San Vincenzo Volturno, ecco, perde di importanza e rimangono le viscere, quindi è come se fosse un organismo privato del vestito ma ricco delle viscere, cioè dell'anima che ancora sopravvive al suo interno. A livello storico parliamo attorno all'anno 1000 nell'alto medioevo. Parliamo dell'area che faceva parte di quel grande insediamento che era San Vincenzo a Volturno, quindi anche qui vi erano dei monaci, un piccolo monastero che a un certo punto si fortifica. Il monastero era dedicato a San Lorenzo e ancora si chiama San Lorenzo il territorio, c'è una chiesa moderna che ripete il nome di San Lorenzo. Il castrum è la roccia sulla quale questi coloni che hanno bonificato il territorio si sono in qualche modo fortificati. Ecco, la fortezza del castrum di San Lorenzo finisce in mano ai Pietravalida e da qui poi nasce tutta la storia, che è la storia del Molise, della nostra regione. Perché per molti che risiedono in queste zone, in queste terre, è la morgia dei briganti? La morgia dei briganti perché poi nell'Ottocento nascono le leggende secondo cui i briganti, quelli che hanno preceduto l'Unità d'Italia e che sono stati combattuti dalla Italia unitaria, secondo una tradizione probabilmente inventata, in questi buchi, in questi anfratti nascondevano i propri tesori, in questi anfratti avevano la possibilità di evitare di essere arrestati. Probabilmente fa parte dell'immaginario collettivo. Parliamo di Miss Italia. Ad essere incoronata più bella del paese è stata la laziale Alice Sabatini, ma un ottimo traguardo è stato raggiunto anche dalla bellissima molisana Rachele Del Borrello. La 21enne di Monte Falcone del Sannio ha conquistato il 5º posto. Pur non avendo una coroncina in testa, ha sottolineato Rachele, il mio sogno è comunque diventato realtà. La mia vittoria è l'affetto della gente che me lo ha manifestato. Un tifo e una straordinaria carica che pur da lontano sono riuscita a sentire. E passiamo alle previsioni del tempo. Soleggiato nel pomeriggio sul Molise, dalla sera cielo prevalentemente stellato, temperature in calo e comprese tra i 13 gradi la minima a Campobasso e 24 la massima su Isernia, ventilazione settentrionale mosso l'Adriatico centrale, domani mattina sulla regione il cielo si presenterà privo di nubi, valori climatici stazionari o in leggera ripresa, i venti ruoteranno deboli di direzione variabile. Si sono comportati.
iniziate bene le tre molisane in Serie D nel quarto turno di campionato. Due vittorie per Campobasso e Agnone e un pareggio per l'Isernia. In eccellenza, rocambolesca vittoria del Termoli, risultati e classifiche dell'ultimo turno. Vediamo. Per la Serie D, Girone F, Amiternina, Vispesaro 0-2, Chieti, Avezzano 1-1, Folgore Veregra, Matelica 1-0, Isernia Fano 0-0, Jesina Campobasso 0-3, Agnonese, Giulianova 5-0, Recanatese, Monticelli 0-0, San Nicolò, Fermana 1-2, San Benedettese, Castelfidardo 1-0. E vediamo la classifica della Serie D, Girone F. A 10 punti guida il Monticelli, seguito da Fano, San Benedettese, a 8 punti Fermana, 7 punti Isernia, Campobasso, 6 punti Recanatese, 5 punti Chieti, Avezzano, 4 punti Matelica, Folgore Veregra, Vispesaro, 3 punti Agnonese, San Nicolò, Giulianova, chiudono Jesina, Castelfidardo, Amiternina con 2 punti. Per l'eccellenza, Alife, Campobasso 1919-0-0, Casalnuovo, Venafro 2-6, Cliternina, Rocca Ravindola 2-2, Olimpia Riccia, Vairano 2-0, Pietramonte, Corvino, Macchia 0-2, Sesto Campano, Dauna 2-3, Termoli 1920, Treppini, Matese 4-3, Vasto Girardi, Gambatesa 6-2, riposo per il Montenero. La classifica dell'eccellenza, 9 punti in testa il Termoli 1920, 7 punti Vasto Girardi, Olimpia Riccia, 6 punti Dauna Macchia, 6 punti Alife Venafro, 4 punti Montenero Rocca Ravindola, 3 punti Casalnuovo, 2 punti Vairano, chiudono con un punto Pietramonte Corvino, Sesto Campano, Treppini Matese, Gambatesa, Campobasso 1919, Cliternina. Per la promozione, Jelsi Guglionesi 0-1, Campo di Pietra Torre Maiano 4-1, Cerce Maggiore Baranello 0-2, Matese Petacciato 1-1, Frentania Castelmauro 1-0, Carullo Rocca Sicura 1-1, Roseto Real Prata 1-0, Sant'Eliana San Martino 3-1, riposo per lo Spinete. La classifica a 7 punti Rocca Sicura, Sant'Eliana, Roseto, 6 punti Campo di Pietra Guglionesi, Frentania, Real Prata, 4 punti Torre Maiano, Matese, 3 punti Baranello, Cerce Maggiore, San Martino, 2 punti Petacciato, Carullo, 1 punto Spinete, chiudono a 0 punti Castelmauro, Jelsi. Il Campobasso torna alla vittoria, i rossoblu espugnano il campo di Jesi con un netto 3-0, la squadra appare sulla rotta giusta per il campionato, vediamo. Seconda sconfitta consecutiva per 3-0 per una Jesina in crisi nera di prestazioni, risultati e nei rapporti con il proprio pubblico. Soltanto il Campobasso in campo nella sfida del Carotti, è così sin dai primi minuti. Al secondo Alessandro trova il colpo di testa a centro area su corner, sul secondo palo Bucchi non arriva alla deviazione. Un minuto dopo ancora per il Campobasso, di nuovo Bucchi recupera palla e va al tiro dalla distanza, palla che termina al lato. Al quattordicesimo, sempre per i molisani, ci prova da fuori Censori. Palla che non inquadra lo specchio della porta. Gli ospiti passano meritatamente in vantaggio al 18° minuto. Palla messa in area da Boldrini e fin troppo semplice il colpo di testa all'indietro di Bucchi che sorprende tutti. Difesa Leoncella schierata e Cecchini 0-1. Tramortita, la Jesina prova a mettere la testa nella metà campo ospite, ma ci mette 20 minuti prima di riuscire a mordere. Al 38° però il pericolo portato alla porta molisana è concreto. Inserimento in aria e stoccata di Cardinali, palla che timbra il palo. Sulla respinta Sampolesi in corsa, calcia debole, Capuano controlla. Al 42° ci prova Sartori per la Jesina. Punizione con palla che termina di poco al lato. Al rientro in campo il Campobasso si fa pericoloso al 53° e impatta il conto dei legni. Stavolta il palo ferma la conclusione di Bucchi che, servito in area da Aquino, si gira e per poco non fulmina Cecchini. Lo 0-2 del Campobasso arriva al 60°, Aquino inventa il bolide dai 25 metri, palla a fil di palo con Cecchini in ritardo e i molisani esultano di nuovo. La Jesina si vede al 66° con l'incursione in area di Sampolesi su cui para Capuano. Al 70° Trudo fa tutto da solo, arriva in area ma conclude al lato. All'80° i molisani servono il tris, corner di Alessandro, Di Pasquale batte tutti in area di rigore e insacca di testa.
Carnevali, subentrato nel finale, ci prova con la forza della disperazione, ma Capuano alza in corner sul suo tiro dall'area di rigore all'83esimo. Ultima occasione di Marca a campo basso, ma all'89esimo Cecchini nega ad Alessandro, in fuga davanti a lui, la quarta rete. Ottimo punto casalingo per l'Isernia contro la capolista Fano. Dalle gradinate dello stadio Lancellotta, applausi alla formazione biancoceleste. L'Isernia torna a Lancellotta e blocca la corsa della capolista Fano con una prova di carattere senza mai rinunciare al gioco. Un pareggio prezioso per i biancocelesti, che con un po' più di precisione avrebbero potuto portare a casa l'intera posta in palio. Votta di Moliterno e il fischietto chiamato a dirigere l'atteso incontro. De Bellis, mister dei locali, sistema la punta Cantoro esterno. Partono meglio gli ospiti. Gucci, lanciato in contropiede, supera Maggi, ma la sua posizione è irregolare, tutto da rifare. I marchigiani insistono, non è preciso dentro l'area il centrocampista Borrelli, che al volo non trova l'angolo basso. Fanno ancora in avanti sfruttando la torre Gucci, ci pensa Maggi a sottrargli il pallone al limite dei 16 metri. I Pentri si vedono nel finale, Panico non riesce a sfruttare al meglio il buco dei centrali fanesi, sul più bello sbaglia il controllo e regala la sfera a Ginestra. La ripresa vede i locali giocarsela a viso aperto, senza remore, Panico schiaccia di testa senza inquadrare la porta sul cross dalla tre quarti di Mingione. Lo stesso capitano esalta le doti acrobatiche dell'esperto Ginestra qualche minuto più tardi. La furia dei padroni di casa si esaurisce a metà tempo, sempre con Panico che da pochi passi non riesce a concretizzare in rete la ghiotta opportunità. Salvano i difensori ospiti facendo muro dinanzi a Ginestra. Il Fano di Alessandrini si rivede verso i titoli di coda. Prima è l'ex Siviglia al momento decisivo ad essere anticipato dal ritorno di Ruggeri in area isernina. Infine il destro in diagonale all'interno dell'area del giovane Favo non trova la porta di Maggi. Pari e patta a Lancellotta, il risultato non si schioda e resta quello di partenza. L'Olimpia Agnonese travolge 5-0 il Giulianova al Civitelli e abbandona l'ultima posizione. Prova perfetta dei ragazzi del tecnico Silvio Paolucci. L'Agnone passeggia sui resti del Giulianova, partita comandata a piacimento dai molisani in completo bianco dall'inizio fino al triplice fischio finale. Giuliesi arrendevole e mai in partita nonostante il sostegno dagli spalti di oltre 50 tifosi giallorossi. Litterio lascia il posto da titolare a Chiocchia. Mister Paolucci conferma il 4-4-2 con Yallow al fianco di Marolda in avanti. Il campano Foresta di Nola è chiamato a dirigere al Civitelle. Primo quarto d'ora combattuto, ma i padroni di casa impressionano per compattezza e aggressività. L'equilibrio è rotto al 17esimo, ma l'angolo indovinato di testa da Cossu non trova d'accordo la terna arbitrale per un fallo in area ai più inesistente. Poco male, perché un minuto dopo ci pensa a placare gli animi Marolda, che pesca Ursini fuori dai pali e lo punisce con un preciso pallonetto. I locali pigiano sull'acceleratore, ma Rolda lascia sul posto i centrali giuliesi e rovescia per la corrente Yallow. Il 2-0 è cosa fatta dopo appena 20 minuti. La risposta degli abruzzesi è in Silvestri, involatosi verso la porta di Mancino. Il portiere Granata si salva con l'aiuto del legno. A conti fatti sarà questa la sola azione degna di nota degli ospiti per tutti i 90 minuti. I molisani sono un fiume in piena, il Giulianova non riesce a contenere gli argini sulle fasce. Spunta di Ronza che offre al centro la sfera, l'inzuccata di Marolda finisce la sua corsa di poco al lato. Alla mezz'ora a sfiorare il tris e Cossu da azione d'angolo. I ritmi sono sostenuti fino al termine della prima frazione. Alla ripresa delle ostilità Giorgini lascia negli spogliatoi Sborgia e Di Stefano per Di Iorio e Ndiaye, ma degli ospiti si perdono subito le ultime tracce. Yallow è devastante sul lato destro, arriva sul fondo e offre su un piatto d'argento l'opportunità a Guida di chiudere con il lucchetto il match. Siamo sul 3-0 dopo appena 180 secondi. Per il poker è questione solo di minuti.
Conte manda in contropiede il solito giallo, stop a seguire sontuoso e nulla può Ursini se non inginocchiarsi per raccattare la palla nel sacco per la quarta volta al sesto del secondo tempo. Prima di lasciare il campo a Lezcano al centro della mediana, Conte si accentra e scarica in porta, diagonale fuori bersaglio non di molto. Mister Paolucci lascia Marolda solo in avanti e Jallov spostato sulle corsie esterne. Al minuto 19 Marolda firma la sua personale doppietta all'interno dell'area, palla all'angolino con la complicità di Ursini. Gli abruzzesi sono definitivamente schiantati e non hanno più alcuna reazione. In corsa Lagnone fa rifiatare Guida e Chiocchia per dare spazio ai giovanissimi Faggiano e D'Ambrosio. Finale ancora tinte granata, capitan Ferrante ci mette il piede sulla conclusione a botta sicura di Acampor al 36esimo. Quattro minuti dopo Ursini concede l'angolo sulla staffilata potente ma centrale di Lucio Di Lollo. Per Lagnone inizia un nuovo campionato, il Giulianova dei giovani dovrà sudare parecchio per la salvezza. E le Marche hanno vinto per la seconda volta consecutiva sulla pista di Fontanavecchia a Campobasso il Memorial di Atletica Leggera Prospero Musacchio. Seconda e terza le rappresentative regionali di Puglia ed Abruzzo. La classifica finale ha visto seguire Campania, Umbria, Molise, Calabria e infine Basilicata. Cinque i primati stabiliti, tra questi nel salto triplo ha realizzato l'impresa Salvatore Angelozzi, Atletica Gran Sasso, 13 metri e 84 centimetri la sua misura. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.